Lorenzo, il primo gol in giallorosso sotto la curva sud, raccontaci un po' l'emozione. L'emozione è grandissima perché lo volevo tanto, era dall'inizio del campionato che lo cercavo e poi insomma sotto la sud in una vittoria comunque importantissima. Tutto fantastico, tutto perfetto. Senti, il mister ha detto in conferenza che devi essere più sereno nella preparazione della partita. Secondo te cosa intendeva dire? Ma che magari, non lo so sinceramente, ma cerco sempre di preparare le partite con più concentrazione che posso, perché è una cosa fondamentale insomma per ogni giocatore, o comunque almeno per me. E forse lui, non lo so, magari intendeva che magari nella partita di Albanda contro l'Atletico magari fosse entrato in campo un pochino nervoso, visto, non lo so, vista la partita, visto il palcoscenico, ma io mi sentivo abbastanza tranquillo. Poi sicuramente sono il primo a dirlo, la partita non è che sia andata un granché, ho fatto parecchi errori, ma era importante dare una risposta a quella partita, soprattutto a me stesso, e insomma l'ho fatto stasera. Martedì si torna in Champions League contro il Karabakh, che partita sarà e che partita si aspetta? Ma è una partita penso fondamentale anche per il nostro anno, ma soprattutto anche per le nostre emozioni, insomma. Passare questo turno sarebbe una cosa fantastica, visto che probabilmente nessuno quando ci sono stati i sorteggi ci avrebbe messo un euro, quindi sapevamo che era difficile, ancora tutto dipende da noi e cerchiamo di vincere questo girone perché sarebbe stupendo. Lorenzo, nello spogliatoio c'è ancora la convinzione di poter lottare per il vertice della classifica? Ma sicuramente sì, lavoriamo per questo. C'è sicuramente tanto da lavorare, c'è sicuramente da vincere dei scontri diretti, perché rispetto alle altre siamo un passettino indietro, quindi dobbiamo lavorare giorno per giorno e non pensare agli altri, pensare a noi stessi e cercare di vincere tutte le partite da qui alla fine del campionato. L'ultima spareggio dei mondiali, che emozioni hai provato? Emozioni insomma un po' di delusione, no? Sarà brutto vedere questo mondiale senza l'Italia, insomma non è un vero mondiale, penso, quindi tutti noi italiani al di là di noi giocatori siamo dispiaciuti per questo, quindi vedere i sorteggi ti dà un po' di delusione. Grazie. Era questa la reazione che volevate? Chiudere la partita subito al primo tempo per poi riposarvi al secondo magari? Ma obiettivamente non penso ci siamo riposati il secondo tempo, anzi abbiamo continuato a spingere anche dopo il 3-0, anche dopo il 3-1, quindi il mister cerca di darci sempre una mentalità che è quella di attaccare e quella di tornare tutti insieme, quindi cerchiamo di farlo per 90 minuti. Grazie.